Il Cosenza cancella con 5 reti di filata il Città di Messina una settimana tribolata durante la quale i dirigenti hanno fatto a gara a collezionare brutte figure, culminata con la Solomone capace di facciata tra dirigenza ed area tecnica sancita alla vigilia di questa 23esima giornata. Vittoria con doppia dedica per Parisi e compagni, una per l'ex calciatore silano Carmelo Imbriani scomparso in settimana e l'altra per i tanti detrattori manifestatisi in questi giorni difficili sia nella città Abruzia che in riva allo Stretto. Eroe della giornata è il bomber Manolo Mocero, autore di 4 reti, che va subito in gol al 5° minuto battendo Di Salvia con un preciso tiro dal limite dell'area. Frastornata dal gol all'avvio, la squadra di Lando ha provato a reagire con una punizione di Avola al 16° e un tiro di Saraniti un minuto dopo, entrambi neutralizzati da Cutrupi. Ma per i peloritani sarà una giornata buia, come dimostra la facilità con cui Mocero arriva al raddoppio dopo una bella azione e la traversa colpita da Guadalupi. 3 minuti dopo l'ex Tiscione accorcia le distanze su punizione grazie a una deviazione di un difensore cosentino a centro aria. Ma è un fuoco di paglia quello acceso dai siciliani, che subiscono le folate offensive di uno scatenato Guadalupi, che prima offre a Foderano un facile pallone da spingere in rete, ma che l'attaccante silano manda al lato, e poi, dopo aver superato diversi difensori avversari, offre la palla a Mocero che colpisce la traversa, per poi trovarsi lesto a ribadire in rete per il 3-1 che chiude il primo tempo. All'inizio ripresa il Città di Messina prova a reagire al sesto con una punizione di Giardina. Ottima la risposta di Cutrupi, ma deve subito capitolare nuovamente al 13° con il rigore realizzato da Mocero, che 3 minuti dopo, ben servito da Foderaro, segna la quarta marcatura personale ma anche la rete numero 3000 della storia del Cosenza Calcio, come certificato dall'archivio dei colleghi Pescatore e Tucci, depositari della storia del calcio cosentino. Nell'ultima mezz'ora di gioco la Città di Messina prova a reagire, ma senza mai impensierire seriamente Cutrupi e trovando la rete del definitivo 5-2 finale al 45° con Cammarata che raccoglie in aria una respinta del portiere rossoblù battendolo da distanza ravvicinata. Con questa vittoria mister Gagliardi e i suoi ragazzi dimostrano ancora una volta di essere i soli a portare in alto il nome della Cosenza Sportiva, i soli che meritano il rispetto dell'appassionata tifoseria silana.